Ok ragazzi, un nuovo episodio. Oggi parleremo delle donne androidi e ginoidi. Ok, questa differenza da cosa deriva, di cosa si tratta e quali conseguenze ci porta in termini di alimentazione e allenamento. Voglio che siate super attenti su questo video perché ci sono un sacco di misunderstanding, un sacco di stereotipi che voglio abbattere, ok? Come sempre vi invito a iscrivervi qua su YouTube, a seguirci sui podcast, sulle principali piattaforme podcast, quindi Spotify, Anchor e via discorrendo, ma a seguirci soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, ok? Quindi detto questo, partiamo col video. Allora, cosa si intende per androide e ginoide? Si tratta di una classificazione che è stata fatta in campo medico nel 1950 da John Vogue, volta più che altro all'identificazione di alcune problematiche che derivano dall'accumulo adiposo. Banalmente la forma androide è un tipo di accumulo adiposo che prevede un accumulo nella zona addominale, toracica e dorsale, che è tipica degli uomini, ok? Che ci dà quella forma cosiddetta mela. Mentre viceversa abbiamo la forma ginoide, che è molto più tipica delle donne, che prevede un accumulo nel basso addome, nei glutei e nei femorali, quindi in generale nel lower body, ok? Che ci dà quella forma classica a pera, ok? Quindi la prima differenziazione è il fatto che la forma androide, l'accumulo androide è tipico degli uomini e l'accumulo ginoide è tipico delle donne. Quindi questo già ci porta a una conclusione importante, ossia il fatto che principalmente la differenza tra androide e ginoide da questi accumuli adiposi è caratterizzata dal profilo ormonale, e questo l'abbiamo in realtà detto già nei video precedenti, ok? Il video dedicato alle donne e agli ormoni. Gli estrogeni tendono a portare ad un accumulo adiposo molto più sul lower body che sull'upper body, quindi logicamente le donne che hanno un profilo estrogenico molto più alto hanno queste caratteristiche. Questa è la prima causa di differenziazione di accumulo adiposo. Il secondo punto l'abbiamo analizzato sul video dell'alimentazione delle donne, e questo è molto interessante. Il secondo punto deriva dal dispendio energetico, ossia le donne rispetto agli uomini a riposo, quindi a digiuno in generale, tendono a buttare fuori nel torrente ematico molti più acidi grassi liberi, ok? Quindi ci sono molti più acidi grassi liberi rispetto all'uomo nel torrente ematico, e questi acidi grassi vengono presi soprattutto dall'upper body, che se vogliamo è una scorta adiposa per le donne molto più viva, ok? A cui attingere di più. Il problema è che le donne hanno tendenzialmente un dispendio energetico più basso, quindi parte di questi acidi grassi liberi che stanno nel sangue non vengono utilizzati e vengono, si dice, riesterificati. Il problema è che questa riesterificazione è incentrata e veicolata sia nell'upper ma anche e soprattutto nel lower body. Quindi sostanzialmente la donna, quando sta a riposo, quando sta a digiuno, tende a buttare fuori grasso dall'upper body e ributtarlo un po' nell'upper ma anche un po' nel lower. Quindi c'è questo processo che sul lungo periodo ci porta logicamente ad accumulare molto più grasso nel lower body. Questo è un fattore molto interessante, vedremo poi eventualmente come farvi fronte. Ultimo punto riguarda proprio il profilo ormonale. Questo perché ho detto logicamente che la caratteristica forma androide a mela è tipica dell'uomo e quella a pera è tipica della donna, però ci sono molte donne cosiddette androidi, ossia donne che hanno un accumulo di grasso molto più maschile. Ora, in genere questo deriva dal profilo ormonale e in particolare è tipico di ragazze che hanno ovaio policistico. Ora, in questo tipo di soggetti si assiste spesso innanzitutto a un'irregolarità del ciclo mestruale, quindi sostanzialmente è imprevedibile come si reagisca al ciclo, ma soprattutto a livelli di testosterone tendenzialmente più elevati, in generale livelli di ormoni androgeni, ok? Questo è il motivo per cui le donne androidi hanno una caratteristica, una struttura molto più atletica e difatti emergono molto di più nello sport in generale, ok? Non è detto che se avete l'ovaio policistico siete androidi, questo lungi da me far passare questo messaggio, però c'è in qualche modo una correlazione. Quindi sostanzialmente questo per dire che ci sono ragazze che hanno un profilo ormonale tendenzialmente diverso, o meglio, tutte le ragazze hanno un profilo ormonale diverso e si differenziano proprio in questo, però ci sono ragazze che hanno dei livelli di ormoni androgeni un po' più alti e questo porta a un accumulo adiposo tendenzialmente differente, tipico androide. E questo è il motivo per cui in post-menopausa si tende ad arrivare a questo tipo di accumulo. Perché? Perché in post-menopausa logicamente i livelli ormonali tipici femminili si abbattono. Quindi detto questo, androidi, ginoidi. Ora logicamente il primo pensiero che viene in mente è: oh, che figo, vorrei anch'io essere androide. Questo ci tengo a dirlo, ma non approfondirò più di tanto. Non è del tutto vero, perché in realtà l'accumulo tipico androide, quello maschile, è anche quello più pericoloso in caso di obesità, a livello di malattie cardiache, problemi di colesterolemia, problemi di diabete, quindi sensibilità insulinica, eccetera, proprio perché c'è un forte accumulo anche di grasso viscerale. Passando
pensando logicamente alla ricomposizione corporea, il fatto di essere ginoidi vive di un come fosse una maledizione quasi, e da qua una serie di problemi, nel senso che l'accumulo ginoidi è un accumulo che tende a vedersi tanto, ma questo per un fattore principale, che di media chi ha un accumulo androidi ha un profilo più alto a livello di ormoni androgeni, quindi ha una performance migliore e tende ad accumulare in generale meno massa grassa. Quindi è molto più facile che una ragazza ginoide sia grassa piuttosto che una ragazza androide, ok? Parlo di grassa in generale. Quindi sostanzialmente noi assistiamo molto di più a tipi di accumuli adiposi ginoidi, che sono poi verosimilmente anche accumuli adiposi più difficili da debellare. Quindi in generale una ragazza ginoide ha più difficoltà di scendere di BF rispetto a un androide, proprio perché ha un profilo ormonale innanzitutto più svantaggioso. E in secondo luogo più indirizzato all'accumulo di adipe, perché ricordiamo sempre che il profilo ormonale per le donne è pensato, tra virgolette, per concepire e sostenere una gravidanza. Quindi sostanzialmente per avere tutte le scorte adipose sufficienti per portare avanti una gravidanza anche in periodi di crisi, anche in periodi di carestia. E da qua partono tutti i misunderstanding, perché tendenzialmente vedo una ragazza ginoide, automaticamente questa ragazza avrà più difficoltà a scendere di peso, ma c'è anche un fattore molto importante, ossia che livelli di F, quindi massa grassa, più elevati sono e hanno un'azione pro-infiammatoria. Quindi vuol dire che questa ragazza, che avrà una BF un pochino più alta, anche soltanto un po' sopra il set point, verosimilmente mi si infiammerà molto di più. E da qui scatta l'associazione che le ginoidi devono fare tutta una serie di lavori che non portano assolutamente ad infiammarsi, perché sono più soggette all'infiammazione. In realtà non sono più soggette all'infiammazione, nella maggior parte dei casi sono semplicemente più grasse, ok? Questo è un po' il punto di base. Se ho una ragazza ginoide che tende ad accumulare sul lower body, che però è magra e definita, sicuramente l'infiammazione non sarà per lei un problema. E questo è un punto molto importante: non sono le ginoidi ad essere più soggette ad infiammazione, ma sono livelli di massa grassa tendenzialmente elevati che portano a un effetto pro-infiammatorio. Questo focalizzatevelo in testa. E da qua scatta un'altra conseguenza molto importante, ossia non è vero che le ginoidi non devono assolutamente fare lavori che portino ad infiammazione. Ne ho già parlato nel video riguardo all'infiammazione in generale. No, anzi, sono molto più incentivate, dovrebbero essere molto più incentivate a farli, perché devono prima di tutto dimagrire. Questo è un punto nevralgico, devono pensare innanzitutto a dimagrire. Ora sicuramente avranno una risposta di performance diversa rispetto a ragazze che hanno un tipico accumulo androide, proprio perché abbiamo detto che queste ultime hanno un profilo ormonale molto più favorevole in termini di aumento della forza muscolare, di aumento della massa muscolare, eccetera. Però ciò non vuol dire che le ginoidi devono sottoallenarsi, no, anzi, devono cercare di far di più, dovranno ovviamente fare i conti col proprio profilo ormonale, le variazioni di cui abbiamo già parlato che impattano negativamente, per esempio nella late luteal phase, nell'ultima fase del preciclo, ok? Impatteranno negativamente performance e in generale possibilità di accumulo di massa e forza. Verosimilmente ci sarà uno stato infiammatorio molto più accentuato, però bisogna combatterla, ossia bisogna continuare a spremersi, bisogna continuare a cercare di modellare al meglio indipendentemente dall'infiammazione. Poi successivamente, quando abbiamo creato una buona performance, quando o siamo scesi di BF oppure se dovevamo costruire, fare un reset metabolico, abbiamo fatto un reset metabolico che sicuramente ci aiuterà in termini di infiammazione, ecco, quando ci siamo assestate faremo uno scarico e ci vedremo di nuovo sfiammate. Questo è un tema che ho trattato. Non abbiate paura dell'infiammazione, soprattutto le ginoidi non dovrebbero aver paura dell'infiammazione. E l'altro punto super importante con cui concludo è che non è che sono le ginoidi ad essere più soggette all'infiammazione, ma la risposta all'allenamento e la capacità di infiammarsi dipende innanzitutto dalla soggettività, quindi dalla persona singola, ma soprattutto dipende da tantissimi altri fattori che stanno attorno a noi. Quindi non è soltanto quello che fate in palestra, ma se state stressate, se vi ammazzate per arrivare al lavoro, dovete prendere 3 metro, un autobus e un taxi, se ogni giorno dovete svegliarvi prestissimo e ogni sera andate a dormire tardi, se avete un'alimentazione tendenzialmente sregolata, avete gonfiore addominale, siete pieni di mus, l'allenamento
allenamento non vi fa niente, anzi spremervi in allenamento può essere solo che positivo. Molto spesso, infatti, lo dicevo con Reda, per le ragazze che stiamo preparando, le ragazze che tendono a soffrire più lo stress nel quotidiano, l'allenamento, lo stress dell'allenamento lo reggono molto molto meglio, proprio perché è da un punto di vista anche psicologico è un punto di sfogo, una valvola di sfogo che riescono a sostenere molto molto bene. Quindi iniziate a pensare anche al vostro quotidiano, non pensate semplicemente sono ginoidi in automatico, mi devo sottoallenare perché sennò mi infiammo. No, magari pensare ho un set point di massa grassa tendenzialmente elevato, devo dimagrire e mi devo fare il culo. Ecco, questo può essere un ragionamento molto molto più utile. Quindi la correlazione ginoidi-infiammazione non ci deve essere, logicamente un set point, un profilo ormonale androide, tendenzialmente androide, è vantaggioso in termini di composizione corporea, però ciò non vuol dire che le ginoidi siano costrette a fare dei protocolli particolari di allenamento. Detto questo, vi invito come al solito a scrivere qua sotto nei commenti il vostro punto di vista, perché ci tengo e voglio instaurare un bel confronto su questo argomento, le vostre esperienze che sono super importanti, ovviamente tutte le domande che avete. Detto questo, vi rimando al prossimo video. We'll be coming.